Vi servono crediti? FIFA 15 Coin Smile, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione, sono veloci, affidabili ed economici. Yep ragazzi, bentornati su Giovi Acadispo e benvenuti in un video speciale, un full Toti. Questo sarà il mio, secondo il mio Toti che uscirà oggi. Dunque ragazzi, ho portato anche gli upgrade dei giocatori, però non credo siano proprio tutti così, però sono sempre mie supposizioni ragazzi, quindi non prendete per verità tutto quello che vi sto facendo vedere, perché comunque sono sempre delle mie supposizioni. Abbiamo Manuel Neuer Toti con 91, 90, 88, 94, 93. Davvero qualcosa di impossibile da vedere, fortissimo il portiere. Philipp Lahm, grande giocatore, grande capacità difensive, grandi passaggi, tiro un po' meno, però vabbè, diciamo che sarà così questo Toti. Questi sono sempre, secondo me, non prendete per verità, potrebbero esserci anche giocatori diversi da questo. Abbiamo anche Boateng, 82 di velocità, 88 di difesa, 87 di fisico, probabilmente, potrebbe essere anche di più come anche di meno. Godin, 96 di difesa, 92 di fisico, wow, incredibile ragazzi. Secondo me questo potrebbe essere uno dei giocatori meno costosi di questo Toti, perché non è particolarmente veloce, però se gli mettete un buon stile inteso potrebbe aumentare la sua velocità, quindi potrebbe essere anche molto molto distruttivo come difensore. Sergio Ramos, secondo me il difensore che costerà di più, perché 84-85 di velocità con 90 di fisico e 95 di difesa, è mostruoso, mostruoso, con un 70 di dribbling, 72 potrebbe essere, cazzo, non ho parole, non ci sono parole per descrivere. Poi naturalmente l'alieno, Robben, con 96 di velocità, 96 di tiro, 93 di dribbling, 93 di passaggio, questi sono sempre, secondo me, potrebbe avere questi valori. James Rodriguez, ottimo tiro, ottimo dribbling, ottimi passaggi, una buona forza fisica ragazzi, 91 di overall potrebbe avere, 90-91, quindi occhio a questo giocatore. Di Maria, tipo James però più veloce, stesso passaggio, più o meno stesso tiro, stesso fisico. Buono anche questo, ottimo. Questi tutti sono tutti ottimi, non c'è uno che è più scarso. Müller, 92 di tiro, mamma mia, potrebbe essere un tiratore mostruoso. Messi, 98 di velocità, 98 di dribbling, 98 di tiro, 93 di passaggio. Probabilmente potrebbe avere un 97 di velocità, un 97 di dribbling con un 96 di tiro, 97. Comunque è tutto da vedere. L'overall non credo che lo mettano, 99, 98 sarà il suo massimo secondo me. Poi passiamo all'ultimo giocatore, Cristiano Ronaldo. Se prenderà il pallone d'oro, per me gli metteranno un 99 di tiro, secondo me. Se no, altrimenti sarà un 98-97, ma più per il 98. Con un 98-97 di velocità, 98 di dribbling, cazzo, questo potrebbe essere il giocatore più forte. Naturalmente non uscirà a punta, ma uscirà alla sinistra, perché si fa riferimento alle due versioni base. Ad esempio Messi naturalmente a T, uscirà a T. Müller nella versione IF è uscita come attaccante, però purtroppo lo metteranno come esterno destro, perché nella sua versione base è così. Così come Robben, così come James, come Di Maria, come Ronaldo, quindi come Lama anche. Quindi non ci sarà un cambio di ruolo nel Toti, così come è avvenuto l'anno scorso. Ci sarà solamente il ruolo base, il primo ruolo che avevano avuto. Dunque ragazzi, questo è il mio full Toti con gli upgrade possibili. Se volete sapere il Toti completo, mi invito a seguire la premiazione del Pallone d'Oro che avverrà oggi 12 gennaio 2015 alle 18. Dunque ragazzi, che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, breve ma come posso dire, breve ma preciso e dettagliato più o meno, dai, va bene. Dunque ragazzi, vi invito a mettere un bel pollice in su, iscrivervi al canale, noi ci vediamo in un nuovo video.